Susi che stava dicendo, ma ha una voce strana lei, cara Susi. Sì, io sono Susi Trans. Ah, lei è una trans, perché? Oh, che bello. Sì. Ah, molto bene. Oddio. Molto bene, molto bene. Allora, io ho ma è una trans, ma che fa di mestiere nella vita, se è una trans? La trans? Faccio qui, perché adesso sono sulla strada. Cioè, lei fa la prostituta? Sì. E ascolta la zanzara? Sì. Stavo in auto, sto nel posto dove mi metto io tutte le sere, in A14, parcheggio San Lorenzo, e ascoltavo questo commento. Beh, siamo allora, troppo qui. Scusi, vorrei capire una cosa, signora Trans. Cosa pensa lei del fatto che questa, ad esempio, è la radio della Confindustria, signora Trans? Ma non lo sa nemmeno che è la radio della Confindustria, la signora Susi. Come mai lei ascolta la zanzara, signora Susi? Allora, io ascolto la zanzara perché... Perché? Mi dica. Siccome che io tutti i pomeriggi, se non finisco a vedere pomeriggio 5, non vado via di casa. Ah, e vabbè, d'accordo. Sentendo Barbara D'Urso che dice TGCOM 24, la zanzara, ho detto, beh, io siccome che dare la vita per quella donna... Un anno fa, certo, un anno fa, non c'è dubbio. Sì. E lei da quel momento in poi ascolta la zanzara? Sì, ascolto sempre la zanzara. Ecco, ma anche tra le sue notizie, ma anche tra le sue colleghe, signora Susi, tra le sue colleghe trans. Non lo so, stasera glielo domanderò. Questo non glielo so. No, ma quello è interessante capire se abbiamo Parenzo, abbiamo degli ascoltatori, magari siamo la trasmissione leader tra i transessuali che battono le strade italiane. Voglio capire questo. Mai capitato, signora Susi, di avere tra i suoi clienti magari dei politici ultimamente? Oddio, non tocchiamo questo tasto. Perché? Guarda, perché non lo tocchiamo? Tocchiamolo. Tocchiamo allora, il tasto. Di tutto e di più. Ah, per dice come clienti, io dice lei. Stavo andando. Sì. Mi sente? Sì, come no. Io stavo andando al... qui c'è un paesino che si chiama Termoli, Molise, stavo andando in cattedrale. In cattedrale? E, tra parentesi, a me mi conoscono i carabinieri. Tutti i carabinieri di Termoli e San Salvo, perché adesso le dico una cosa e non mi vergogno a dirlo perché mi assumo le mie responsabilità. Io purtroppo non so come mangiare, io non vorrei fare più questa cosa, però non so come andare avanti. Sì. Allora mi sono permessa, c'ho delle bombolette in macchina di vernice, vado mettendo il mio numero su tutta l'Adriatica, su tutti i muri, e così ho avuto la mia pubblicità. Cioè lei le bombolette, ecco, ho scritto sopra il numero di telefono? Si è scritto Mara o Susi Bocca Golosa, mi chiama. Com'è? Mi scusi? Mara Susi? Mara Susi e basta. No, Bocca Golosa, che ho letto, che ho sentito. A lei ha scritto Mara Susi Bocca Golosa, hanno chiamato in quanti? A centinaia? No, oggi c'ho 109 chiamate, non risposte, stavo a casa. Poi c'è gente che chiama anche per stupidità, c'è gente che viene tranquillamente. Ah beh, non c'è dubbio. Scusa, Parenzo, tu hai idea di che cosa significa Bocca Golosa, per caso? No, non so se c'è nel glossario della politica Bocca Golosa, forse è un politico Ce n'è anche di peggio, guarda, te lo posso garantire. Allora, io mi sono ripromessa, se lo vedo la prossima volta. Ma chi? Allora, perché io mi dà tanto fastidio, perché io sono alla luce del giorno, combatto notte e giorno. Sì, non è giusto la notte soprattutto, che un prete si mette sulla statale con la sua macchina, pagando i camionisti, i ragazzi. Ma ha chiesto, ma adesso escono fuori tutti sti preti, perché dov'è sto prete adesso? Questo è un prete di Termoli, se vuole faccia nome e cognome. Faccia nome e cognome. Io che ho fatto. Faccia nome e cognome. Io sono andata ai carabinieri, io ho fermato i carabinieri. Sì, sì. Una sera a Termoli. Sì. E siccome mi conosco, perché vado sempre in giro, sono io la solita qua, sono io, ci sto qui. Vabbè, ma questo prete come si chiama sto prete di Termoli? Aspetta, le finisco prima di dire. Aspetta, loro mi hanno detto: sì, abbiamo fermato anche noi sulla statale, ma lui dice che si era fermato per accendere una sigaretta. Ma insomma, lui guida una chiesa, sì. I soldi che dà la gente, le offerte, lui li vanta camionisti ai ragazzini, così se li attira. Ma scusi, ma come si chiama sto prete di Termoli? Ci potrei pensare prima di dirlo. Beh, no, ci potrebbe pensare. Ha detto che lo vuole dire, non me lo dica. È una parrocchia. Adesso non vorrei che poi mi metti in mezzo di guai. Comunque, non già lo dica, fatto lo dica. Allora. Nessun guai, ma più nei guai di quanto. Cioè, lei è già nei guai di per ormai... di suo. In generale. Comunque, come si chiama?
Padre Antonio. Padre Antonio, di cognome come si chiama? Il cognome non lo so. Padre Antonio di Termoli. Vabbè, padre viene proprio Termoli. Con la tonna, vestito da prete viene. Ma non è che va in giro vestito da prete a fare No. Va con pantalone e va normale. Penso che una sera l'ho seguito, sì. Gli ho fatto talmente brutto, sì. E lui va dicendo ai camionisti, sì. Lui, proprio sì. Questo frocione, così sì. Lo chiamo, frocione, certo. Mi dà fastidio, ecco. Che lui sì. Va facendo questo, perché io devo andare lì a confessarmi da uno che è peggio di me, sì. E ferma i camionisti nelle piazzole, e che fa? Fa vedere l'accento sul cruscotto, i ragazzini ovviamente vedono l'accento, ci vanno. L'accento euro. L'accento euro. Cara signora Susi, io direi di instaurare un rapporto, direi, Parenzo, no? Cioè, ogni sera questo... potremmo avere il collegamento con la A14. Meglio Radio Trans che Radio Casaleggio. A domani, 18:30.